noi c'è il regista Enrique Del Pozzo. Comandaci. Chiedo scusa perché so che non è un film molto gioioso, però questa è la realtà. Io sto qui perché il destino molto tante volte, io sono arrivato l'anno scorso con le mie fotografie, con dei chiodi, a partecipare in questa mostra. Quando mi ha visto Clara Surro e Anna Rita che arrivava con la mia collezione di autografi, perché io ho famiglia qui vicino, io non sapevo neppure dove stava il Pino, il fiume, la campagna, però il destino mi ha portato qui. Tutta la mia vita è il destino di un ragazzo molto umile che voleva diventare artista e forse non ho molto talento come cantante, come attore, come regista, come conduttore di televisione, però oggi lo diceva Tomás Arana, che col lavoro uno può fare delle cose. Io sono molto gradito di essere qui perché ritorno con voi questo anno, però non perché sono nella giuria, sino perché ritorno con questo documentario. Perché, non so come dite questo, quando tu sei figlio di una situazione come abbiamo vissuto in Spagna con la dittatura, quando io da bambino avevo 6-7 anni e andavo alla porta di un cinema a vedere il cinema di De Sica, sé che questo lo dico sempre e deve dire questo spagnolo è annoiante. Però guardate, io mi sento la metà italiano. Le scene della mia madre stanno qui a Roma. Io con 7 anni andavo a vedere in un cinema i film italiano di Bellocchio, di De Sica, di Visconti. Io volevo essere attore. Dopo la vita mi ha portato ad essere più cantante e conduttore, ho fatto tanto lavoro come attore, però questa è la gelosia che sento quando vedo Tomás Arana e quando mi offrono un piccolo ruolo, un cameo, è come se sto facendo il grande ruolo della mia vita. Però voglio dire una cosa, l'Italia è unica, la cultura è unica, il cinema è unico, però voi in quel momento avete la libertà. Noi in Spagna avevamo, se dice così corretto, una dittatura che a me non mi permetteva con 12, con 15, con 13, con 14 anni avere cultura. Io mi scappava, grazie che il destino mi ha portato a trovare Lucia Bosé. Andarmi a Londra e poter vedere Teorema, I pugni in tasca, vedere Il conformista, che io non si poteva non vedere in Spagna. Dopo vedere questo talento. E dopo cominciare a parlare di situazioni della libertà. E la libertà, per esempio, dell'amore. L'amore è una cosa che sta vicino alla libertà. Io, ora che ho 57 anni, che conosco molto bene questo paese, che ho avuto un successo in Spagna impressionante, tutta Latinoamerica, che ho conosciuto gente che non mi poteva immaginare mai nella vita, da Francis Bacon a Arthur Miller. L'altro giorno a cena, mi ricordo con Filippo Tini, con Marco Bellocchio, che mi andava a dire a me che io andavo a stare a essere seduto, che ho conosciuto a Visconti 10 minuti, che conosco a gente come Franco Pini. Scusa, io voglio ammirare tutto questo, però io sono figlio della non la libertà, io ho conosciuto la non la libertà alla fine. Però sempre nella nostra professione, sempre c'era una cosa che c'era, la paura. Ho vissuto la paura della cultura, la paura politica, la paura di che la mia madre si era separato e per essere separata era una puta in Spagna, dove non poteva lavorare. Ho vissuto la paura del casting come artista. E ho vissuto la paura della libertà dell'adozione sessuale. Io conosco tanta gente cantante, chiaro, posso dire sono attore, cantante, conduttore, conosco tanta gente che sono cantanti, che sono gays, o bisessuali, o lesbiche, e hanno paura di dirlo. Non perché lo devono dire, però hanno la paura della mancanza della libertà in questo tema. Nel mondo della moda, e dopo c'è un concetto del mondo gay che è frivolo. Io come ti chiami? Che ti voglio bene. A te, Bianca. Tu hai ragione, si è creato un lobby gay. Si è creato, e molta gente gay ha creato questo lobby gay, che è assolutamente, che esiste però non esiste. Quello che mi ha portato a fare questo documentario, perché non me l'ha pagato nessuno, me l'ho pagato io con i miei soldi, è quando...
un momento molto particolare. Perdonare, però, quando aveva un amico mio, un ragazzo che voleva essere attore, mi si è suicidato perché era gay e tutto il mondo si rideva di lui, pure molta gente della professione si rideva, tu sei un froccio di merda. E credo che non è giusto. Credo che questo paese, che è un paese stupendo, e altri paesi, non posso permettere che perché solamente perché una persona ama un'altra, a me non mi importa cosa che fa nel letto, a me importa la sua qualità umana. E noi, e quando dico noi, pure italiani, perché dico mi sento italiano, in questo paese, che è il paese, scusatemi, il paese più bello del mondo, culturalmente, turisticamente, che il cinema ha fatto tanto, perché io non voglio fare out, portare fuori del club, però tutto il mondo sapeva che Visconti era gay, tutto il mondo sapeva che Pasolini era gay, tutto il mondo sapeva che era gay, a me non mi importa questo, però è terribile che ancora c'è un 67% di gente in questo paese, ragazzi giovani, che stanno soffrendo, come si dice, il bullying. Gente che si suicida, è una cosa che a me mi preoccupa, moltissimo, perché io ho amici con 18, 19, 20 anni che hanno paura, terrore di parlare con il suo genitore, con la sua madre, e dire, è che se lo dico alla mia madre mi va a rifiutare. Guarda come se lo posso dire in una scuola. Questo è un tema molto serio, questo non è una cosa di gay, di un stilista, una situazione così. Questo, non si faceva, questo è un tema che non si è fatto pure trattato in Spagna. Quando ho voluto fare questo documentario mi hanno detto non lo devi fare, non lo tocchi perché non tocchi questo tema, non tocchi il tema gay, però perché non lo devo toccare? E alla fine con tanta libertà che abbiamo in Spagna, che sì, c'è molto matrimonio gay, però a me non mi importa il matrimonio gay, mi importa il rispetto e la tolleranza. Per esempio Televisione Spagnola, la nostra RAI, non vuole questo documentario. Nella democrazia spagnola, tanto, non vogliono passare questo documentario. Perché dico che questo è portare la pedofilia forte alla gente giovane. Entonces, io ho fatto un poco per aprire questo monologo, spiegare qual è la situazione personale e professionale, perché ho fatto questo documentario che io vedo che ha tanti errori, perché hanno errori di luce, forse della camera, però sta fatto con molto amore. Questo è un documentario che sta fatto, io questo documentario l'ho fatto per la signora di Ariano, la signora di Colocartide di Madrid, o di Barcellona, o di Colombia, o di Messico, per mandarle un messaggio. Essere gay è una cosa normale, non ti vanno a violentare a nessuno, non ti vanno a ammazzare, è un'altra forma di amare. Però c'è molta gente ancora che non lo vuole capire.